Raga, quest'oggi siamo qua tornati un po' in ritardo, perché sì, San Valentino è passato, ma la sfida due cuori una squadra io non l'ho ancora giocata, e soprattutto 2, 4, 6, 7 star drop io non li butto, più 3 del giorno. Insomma, in questo video prenderemo 10 drop, sculatina tattica, che poi a parte questo devo anche riscattare sti drop leggendari su tutti i miei account. Sicuramente tra domani e dopodomani arriva anche questo content, e quando like, iscrizione, scampanellata, classico. Detto questo, iniziamo ovviamente, vabbè, in duo ma coi random. Va bene raga, prima partita andata ve l'ho tagliata perché è stata bruttissima da parte mia. Sono stato, a meno che, guarda, magari io la giocata finale anche buona, chi lo sa. Qua amico mio corvo, no, peccato. Beh, va bene, secondi, guarda, ho fatto un 0-3, capite anche voi che tagliarla forse era anche meglio. Quindi abbiamo i primi due drop, partiamo intanto da un epico che per partire ti devo dire non è male. Graffito di Ems, non lo userò mai, però lo accettiamo. Andiamo a prenderci il primo drop della sfida, questo è un super raro invece, cioè con la bellezza dell'oro, ok. Per partire ci può stare. Ad ogni modo, sto utilizzando Lu con questa skin che è di San Valentino, di non so quanti anni fa, forse anche dell'anno scorso. Anzi, no, l'anno scorso sbaglio o c'era il Corazon? Mi sembra di sì. Per cui questa è bella vecchia. Vabbè, ad ogni modo, come stavo già dicendo anche nella partita che vi ho tagliato, visto che abbiamo 10 drop, vabbè, due le abbiamo già visti, ok, nulla di incredibile. Però secondo me non sarebbe male trovare una skinnettina, oppure un drop leggendario. Va bene, dai, qualcosa di content non si butta mai nella vita. Ecco, sta partita non lo è per niente. Oddio, in realtà potrebbe esserlo, in realtà lo è. Mi conviene aspettare il mio bro, come non detto. Arrivati a codesto punto, che faccio io? Aspettiamo sicuramente che torna in vita il bro. Ok, qua c'è una cassettina. E che fai, la butti? Non è che ci stanno aspettando qua, sorpresina tattica? Direi di no. E per ora va anche bene così. L'unica cosa è capire come andare avanti. È anche vero che siamo già terzi, probabilmente gli altri due sono due singoli, può essere. Oddio, bellissimo fight incredibile. Faccio di questo, si rosa, dai. In realtà non erano dei singoli, ma tipo mai nella vita. Però abbiamo avuto un bel boost e non è male. Io andrei a prendere quello che è da solo, sai bro? Non so dove sia andato, però capisci anche tu, qua sotto mi sa di sì, quello con 9 power up in teoria. E infatti era proprio lui. Vabbè, rosa in questo momento paura non me ne fa. Faccio anche le varie cure. Io ho l'over. Oddio, bellissimo. Vacci giù amico mio. Perfetto, ottimo. Prendiamo tutto. Forse la possiamo anche vincere, dai. Arrivati a codesto punto, fai di questo. Tiri tutto quello che hai. Overdrive super. Manca solamente lo spike, che penso non potrà mai nella vita fare nulla, mi auguro. Dai amico mio, ce la possiamo fare a chiudere. Perfetto. Ok, già sicuramente questa è stata una partita un po' più corposa rispetto a prima. 5 kill. E abbiamo anche il secondo drop, che attenzione, vuoi vedere che tante volte questo sarà quello. Vabbè, un altro epico ci può stare, con stavolta il graffito di Fang. Ok, procediamo. Stavolta siamo con Bonnie. Qua direi che con San Valentino non c'entra nulla. L'ho messa solo per la sfida. In realtà anche il Lu di prima era per una sfida. È stata una coincidenza. Il fatto che avessi la skin non posso purtroppo rischiarmela. Amico mio, tu forse potevo scappare, o forse potevo anche fare quello che ho fatto. Non male. Qua mi conviene forse fare il giro da sotto per la Piper. Sai che forse sì. Amica mia Piper, dai, che pericoloso. Cerchiamo di andare con molta molta calma. Sei leggermente ingabbiata. Se viene il mio bro, cosa che sta facendo, o la mia sister dovrei dire in questo caso. Comunque è andata ottimo. Oddio, bellissimo anche con la Shelly. Ma ha distrutto un botto. Forse con la super vediamo da lontano almeno qualche botterella. Può entrare. Amico mio, non scammare. Oh, oh, questo non doveva succedere. No, non mi piace. La Shelly a quanto pare ce l'ha un po' con me. Ma ti devo dire, in realtà va anche bene. Fino a quando mantenere la distanza, infatti, problemi non ce ne sono. Qua devo per forza andare verso l'energetic. Non è male in realtà. Lui scappa e fa anche bene. Però se noi insistiamo. No, ti prego, resisti. Meno male. Occhio, amico mio. Niente. Mi serve che ci vada giù l'energetic. Forse ci siamo, almeno secondi. Dai, amico mio, energetic. Torna in vita il compagno. Mannaggia. Però va bene per ora. Io ho anche la super, posso scappare. Ok, c'è andato giù di nuovo il bull. C'è sempre sto energetic maledetto. Bro, secondo me è meglio andare dall'energetic. Tu continui sempre ad andare dalla Ems, ma hai capito che forse non è il caso. Faccio così, in teoria non posso perdere. Ottimo ragazzi, secondi. Buono, buono, buono. Vediamo se riusciamo a vincerla. Non penso, ragazzi. No, non deve, come fa? Ma che vincere? Oh. Fatto sta che abbiamo un altro droppettino. Dai, gioco qualcosa di un po' più spinto per le ricompense. Beh, raro con loro ovviamente. Bello. Intanto anche questa partita è giunta agli sgoccioli. C'è il fight incredibile tra i due. Qua forse posso farti così e dire, no, peccato. No, dai, no, siamo ancora terzi in tutto questo. Ma che sfiga. Però mi busto come se non ci fosse un domani con i power up. Arrivati a questo punto, che faccio? Lascio sempre che si fightano loro? Potrei, oppure andiamo a
addosso a Larry. Ok, fatto uno. Manca solo l'8 bit. A parte che Lori mi ha tipo devastato, ma d'accordo. Qua c'è la cura che usufruisco tipo tantissimo. E no, è già lui, onde vai? Ma veramente. E niente, torna al compagno. Vabbè, va bene. Facciamo così, almeno c'ho un po' più di vita. Tanto ok, problemi non ne ho, per fortuna. Riusciamo a vincere. Aspetta che forse sì. Non male, mi curo. Let's go. Va bene, va bene. Abbiamo altri 2 droppettini in tutto questo. Quindi vediamo se è questa la volta buona. Il primo, ok, è un po' deludente, ma nell'altro ritiriamolo. Cosa mi dà sto giro? Ancora un raro? Non lo so. Procediamo. Siamo a metà strada su una mappa che penso di non aver mai giocato. Immagino dunque che l'abbiano messa nell'ultimo aggiornamento. Potrebbe essere. Ok, che sopravvivenza in questo aggiornamento l'ho giocata abbastanza poco in effetti. Però vedi questo centro col cespuglio così un po' particolare, devo dire. Con la Bibi, aspetta, super tattica. No, non è andata proprio come speravo, però va bene lo stesso. Sai che forse non conviene stare qua. Attenzione, situazione molto simpatica. Il Brock è boostatissimo, scappa Raxor. Ok, allora non, come dire, non si è messi male. Siamo nel centro, intanto ci sono un po' di fight in giro. Va anche bene. Ah, la Bibi è sola. Eh beh, la Bibi allora che fai? La lasci scappare? Ma assolutissimamente no. Però questi due tipo se vengono addosso a noi abbiamo perso, per cui non insisterei. Arriva l'Edgar, non c'ha nessun power up, però ha la super, e con la super può essere pericoloso. A meno che non faccio di questo, usando poi io la mia super, potrebbe essere carina come cosa. Grande Leon, la vuoi carriere tuo, amico mio? Vabbè, ci vai giù, però intanto il nostro amico qua lo buttiamo giù noi. Infatti siamo secondi. La kill sul Brock ci stava un botto. GG per lui, se l'ha gestita veramente bene. Qua manca soltanto l'ultimo. Ma dai, penso si possa vincere senza troppi problemi, in teoria. Leon c'ha pure l'overdrive. Sì, amico mio, ovviamente l'Edgar tornerà in vita in tempo. È chiaro, palese, figurati. Però in teoria non dovrebbe, come dire, no? Dai, non scappi! Vabbè, il power up lo prendo. Provo a usarla super, eccolo qua. Sì, amico mio, No, madonna, meno male. Torna ancora. Vabbè. No, ma è giusto, Gadget tattico. Ok. Ok, non era proprio questo il mio piano, ma fa niente. Ce la possiamo fare a vincere. Meno male che non è tornato in vita l'Edgar. Oh. Buono, buono, buono. Abbiamo un altro star drop che, attenzione, sarà forse questo quello che ci farà sognare. Direi di no. Punti energia, ok. Partita dopo. Intanto anche qua siamo agli sgoccioli e sono 2 singoli, direi. Secondi, perfetto. La vinceremo, secondo me, no. Oddio, a meno che non viene subito il mio bro. Attenzione che non è male la situazione, amico mio. Let's go. Abbiamo vinto anche questo. Molto bene. Altro droppettino per noi. Che attenzione, mi dico Dio. Potrebbe essere lui il leggendario astrale. No. Mannaggia. Però va bene. Se mi dà qualcosa di content, nulla da dire. Sì, crediti che forse mi portano anche. No, non si va avanti di fama. Mannaggia, non era quello che mi serviva. Vabbè, andiamo avanti. Ancora qualche chance per sculare, ce l'abbiamo. Dovrebbero mancare forse gli ultimi 2 drop, perché in teoria nell'ottava vittoria non c'è il drop. O forse c'è. O forse è anche leggendario, non penso, Vabbè, ad ogni modo abbiamo il drop vincendo questa, più anche l'ultimo delle 8 vittorie del giorno. E forse anche un terzo, chi lo sa. Tu, Bonnie, dove stai andando di preciso? A vedere se c'era una cassa, direi. Qua situazione casse, male male. Sono tutti messi benissimo tranne noi. Però attenzione, attenzione. Ma tutti 5 power up. Qua non è male se riuscissimo a prendere qualcosina, bro. Ok, la Bibi. Io posso forse provare a scappare così, d'accordo. Ok, che essere vivi è quello che conta di più. Ma se non si fightano tra loro, finiamo in un panino. Mannaggia, vai amico mio, scappa. Non rimanere lì, scorri, corri. Raga, i camperoni purtroppo, che ci vuoi fare. Però non devi insistere, ovvio che ci vai a perdere con una... Vabbè, secondi, ok. A caso, a questo punto rischiamo il tutto per tutto. Grand Ems che push adesso. Ma qua non ce la posso fare, io purtroppo insisto. Magari posso provare a scappare con il gadget per ora, provare a vincerla così, se il bro insiste. Sì, ciao, sì, quando... Aspetta che... no, niente. Il brividino con questa Ems l'ho sentito. Ma ad ogni modo, droppettino numero 7, ritiriamolo, che ci va a dare. Beh, giustamente dopo un mitico, un bel raro. La prassi è chiara. Abbiamo l'ultima partita. Questa ce la giochiamo con Semino. Sembra caso, per le missioni. Che alla fine, zitti zitti, almeno 4-5 missioni ce le siamo fatte quest'oggi. E non è male. Qua abbiamo un gelindo sullo soletto. Guarda, se riuscissi anche a prendere il power up, purtroppo no. Però lui ci va giù. E almeno questo
adesso ce l'abbiamo. Occhio che c'era l'Edgar lì in mezzo, mi pare. Esattamente. Che sarà sicuramente anche il compagno del gelindo che abbiamo killato. Qua è il Mico precisamente. Qual era il suo piano? Bro, ti prego, non puoi scappare. No, nel senso, cioè, non puoi mai nella vita. Tu puoi provarci, ma non puoi effettivamente, giusto? Ok. Nel dubbio tappiamo. Ok. Dove sarà il Cordelius? Io indietreggio per forza di cose, ma qua arriva un Edgar pericolosissimo che per ora siamo riusciti a bloccare così. Scappa Raxor, corri via, fuggi, show. Meno male che è andata, però l'Edgar è sempre lì. Qua c'è qualcuno, ti prego dimmi di no. A quanto pare no. Aspettiamo che torni in vita il nostro amico. Controlliamo se qua c'è qualcuno. Vogliamo stare qua dentro, cara amica Tara? Guarda, ti devo dire che ci sta. Il problema è che siamo ancora quinti, però attenzione, il Lu tantissimo si va a pushare. Ottimo, terzi. Mortis un po' pericoloso, però non con la vita che ha. Tu Tara, sai cosa devi fare? Vabbè, ok, ci può stare, però secondo me il Mortis è ingabbiato adesso. Come fa a uscire tra me e i due sopra? Se lo prendessi almeno una volta non sarebbe male. Ok, secondi, ottimo. E quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto. Buttare giù l'Edgar non sarà facile, però dipende. Se intanto rimaniamo 2 contro 1 e tante volte... Aspetta, con la super se riesco... No, non riesco a fare esattamente quello che volevo. Però ci provo fino alla fine. Non è male qua la Blaze da parte mia. Però ragazzi, i miracoli non li posso fare. Non ho ancora queste capacità incredibili. Quindi abbiamo completato la sfida. Vediamo se c'è il droppetto. Però questa è della vittoria numero 8. Che vabbè, wow. Ben raro, ritiriamo questo. Ah, che già avevo tra l'altro. Ah, e poi c'è anche... Che? Cos'è? Ah, perché giustamente c'è il graffito più anche l'altra parte, penso, del graffito che io già avevo e quindi mi ha dato delle monete per compensare. Ok, ad ogni modo nulla. Purtroppo non abbiamo sculato, ma spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, per quando un bel like, iscrizione, scampanellata tattica. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissimo.